Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della nostra Wonderlock su Pokémon Y. Allora, innanzitutto volevo dirvi che ho ricevuto un messaggio sull'Holovox. Vabbè, leggiamo sto messaggio. Elisio. Sì. Va bene. Ok, ci dice in pratica che dobbiamo cambiare il mondo, vale così. Comunque, non ho messo in squadra Eevee ancora perché non l'ho allenato, non avevo voglia. Eccoti qui finalmente, chi sei? Ah, ciao. E ci daranno il Pokédex Montana, credo. Esatto, Pokédex Montana. Cioè... Ok, grazie. Sì, ho un'aria più adulta, però veloce. Comunque intanto vi ringrazio per i 50 iscritti che abbiamo raggiunto. Sono abbastanza felice adesso, però mi devo concentrare perché non voglio... Ecco. Non voglio incontrare quella gente. Tu sei un allenatore. Forse è colpa della... No, ok. No. Sempre in mezzo alle balle. Gabite, vero? Gible. Vabbè. Ok, fuggiamo. Via. Guarda, dovrebbero esserci degli allenatori qua in giro, anche se non sono sicuro. Esploriamo un po' sta zona, tanto presumo che in questa parte, qua con i pattini sarà un casino e muoverò tutto. Dai, ok, qua c'è uno strumento sicuro. Pipi su, wow, utile. Non lo userò mai. Vabbè. Ok, andiamo di qua, adesso basta usare i pattini. Ad esempio tu mi sfidi? No? Serio? Tipi del Team Flare vestiti di rosso. Ecco, ho incontrato un altro Pokémon. Vuoi dire che non ci sono allenatori? No, lui c'è troppo arena, no, dimmi di no, ti prego, fammi fuggire, non c'ho voglia. Fai schifo, fai. Vabbè, surf e muorici. Mutatipo, ok, va bene. Muori. Impari ad affrontare il grande Greninja. Ok, possiamo andare avanti, si spera. In teoria qua... Oddio, è difficilissimo. No, che schifo. In corsa, grande. Ok, no, non c'era niente, perfetto. Lì c'era una... No, devo... È scomparso, va bene. No, strumento, no. Che palle. Questa parte sarà un po' tutta così, eh. Non vi aspettate grandi cose. No, anche tu c'hai troppo arena. Che palle. Poi con sto mutatipo. Ah, muori. Ok, direi di dirigerci molto velocemente alla centrale elettrica, perché nel caso ci siano degli allenatori li sfiderò fuori parte a sto punto. Io per aprire questa porta se... Sì, vero. Vero, vabbè. Cominciamo ad andare giù di qua, dai. Ok. Ma che cavolo, è apparso dal nulla? Cosa ci faceva lì? Ancora tu? Oh, mamma mia. E siamo già a 4 minuti, vorrei come minimo arrivare a Luminopoli oggi. E nella prossima parte... Oddio. Non riesco a parlare, nella prossima parte... Ok, battere la palestra. Intanto Greninja sta salendo, sconfiggendo tutti questi fari. No, ma che cavolo, levati, anche qua è chiuso. Non mi ricordo dove si doveva andare, perfetto. Qua c'è uno strumento e non ho voglia di cercarlo. Mi rimetti la visuale? Ok. No, levati. Via. Cazzo, mi seguo. Ok, no, sono riuscito, perfetto. Via. Io non mi ricordo dov'è la centrale del Team Flare. Sempre in mezzo ai coglioni, però, Trapinch. Oh, ragazzi.
con sti Pokémon contrappo arena. Che luogo odioso. Muori. Sarà già il quinto Pokémon che faccio fuori. Ma vabbè. Lasciamo perdere. E proseguiamo nella nostra... Dio Cristo. Oh, almeno con lui posso fuggire, grazie a Dio. Piacerebbe avere un Garchomp in squadra, però, eh. Sarebbe malaccio. Però, no, non... A meno che non faremo un altro scambio prodigioso e non avremo talmente tanto culo da trovarlo. Ok, oh, tu sei quello di prima. E ok. Qua c'è... Oh, perfetto, sfidami. Io faccio parte dello stiloso Team Flare. Vincerai con stile. Bene, sono contento. Vai via. No. Oh, ha perso il passo centrale. Godo. Si trova a 9 passi a est. Certo, normalissimo. Dimmelo così, con calma. Non ho capito esattamente quale mazzo fosse, però... Boh. Pigliamoli un po' tutti. Devo averlo perso lì, ma non lo andrò a prendere. Lascerò che sia qualcun altro. Che cazzo? Dov'è? Ah, forse devo usare non la bici, ricerca strumenti. Che... Aspetta, allora. Ricerca strumenti. Dov'è? Qua. No, qua. Ok, bello questo, fermi, ok. Ah, ok, qui. E qui, no. Ah, era qua, bene. Cioè, c'era il mazzo più grosso, io sono andato a cercare quelli piccoli, giustamente, no? Dai, fammi entrare però qua. Sì, grande Bomber, bravissimo. Oh, come messa l'inquadratura, spero bene, anzi, me lo auguro. Mettiamo davanti, ma sì, teniamo anche Greninja e proseguiamo. Non mi ricordo cosa c'era da fare qua dentro, assolutamente. Oh, proseguiamo, entriamo qua dentro ehi, fermo lì. Chi sei? Ehi ragazzi, sì, con calma però, eh. Ok. Me l'hai già chiesto cosa ci faccio qui. Tipo tre volte. Ok. Ok, voi dovreste... Qualcuno di voi dovrebbe essere... T'ho visto. Buono! La diamo subito a Manetric. Buono, ottima... Ottima... Scoperta. Dio. Con sto 2DS...
Ok, andiamo a manetriche, andiamo avanti. Inquadratura è a posto. Ok. Accidenti al Team Flare, questa elettricità va bene. Grandissimo lui. Sì. Sei una merda. Va bene. Alla fine dagli stessi PS di una super pozione, ma costa molto di meno. Lo so, è un po' cara. Certo, sei una merda. Sì, sono qui per salvarti. Schifoso, sarò un ragazzino, ma sono 100 volte più forte di te. E quindi proseguiamo. No. Vabbè, tocca. Anche se hai una squadra di Pokémon con te, pensi di poter affrontare da solo il Team Flare? Vuoi scherzare? No. Mi devo ricordare di levare energisfera a Lanturn. Assolutamente. Cosa? Perché? Mi fate fare due passi senza beccarmi ogni tanto? Bene, l'abbiamo steso. Ecco, chiaramente lui non si muove di qui, me l'aspettavo. No, 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 io ti voglio evitare. Ovvio. Cosa? Vabbè. Sì. Ho come la sensazione che non riuscirò a finire la centrale elettrica oggi, eh? No, non so, ho questo presentimento. Finché ci saranno 202 allenatori del Team Flare in giro, cazzo. Io credo che i membri del Team Flare siano i più ridicoli che si siano mai visti nei giochi Pokémon. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo me è un team indegno di competere con Team Galassia, Team Rocket e tutti gli altri. Thank you.
Bene, sconfitta anche questo, questa perché è una femmina. Ci tocca curarci i Pokémon un po', perché sì, non ad Altaria, ma Manectric. Ok, e curami anche Greninja, please. Bene, 39 PS, siamo già a un fottio di minuti di registrazione, ma vabbè. Vabbè. Se, quando mai. Mi sa che fra un po' stopperò la parte, ragazzi. Forse rimane solo lei, speriamo. O lui, non si riesce a capire, sono tutti bisex sti qua. Così proseguiamo e dovremmo salire di qua, penso. Oh, questi dovrebbero essere i capi che io sfiderei, dai, anche se la parte però per verrà un po' lunga, anzi molto lunga, mi sa. Potrei anche velocizzare questa battaglia, non lo so. Vabbè, no, dai, facciamola bene questa, seguiamola, tanto ha solo un Pokémon. Sembra mio zio. Manda in campo Houndoom, noi mandiamo in campo Manectric. E quindi Fulmidenti, vediamo quanto gli facciamo. Spero almeno metà vita. Dai, fagli metà vita. No, chiaramente. Finta e aio, 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 oi, oi. No, che è sta mafia? Curati subito. Segugio. Mossa inutile, perché tanto c'hai finta. Io mi chiedo perché devi usare Segugio. Vabbè, l'ho sempre detto, questi giochi vengono facilitati un sacco nel livello, nel senso che i Pokémon avversari sono sempre di livello basso, con la scusa che, l'intelligenza artificiale è aumentata, ma non è assolutamente vero. Comunque, facciamo fuori anche sto Houndoom. Siamo a 26 minuti di registrazione. Oddio. Comunque sto allenando molto Manectric, perché ci servirà contro la palestra di Elettro, avendo l'abilità Absorbivolt. Mi sembra anche ovvio, no? Sconfitto, bene. Dimmi che non devo... No! Che palle! Mi tocca affrontare anche lei. O no? No, mi sa di sì. Sì, va bene, non mi interessa, devo muovermi e finire sta parte. Anche lei ha solo un Pokémon, che è un Mightina. Quindi, vabbè, insomma, non dovrebbe essere troppo difficile sbarazzarsi di questa qua. Però noto con dispiacere che ha l'abilità de merda, quella che mi fa calare l'attacco, quindi sarà un po' più dura del previsto. Infatti non gli faccio una sega.
Quindi adesso cambiamo, mandiamo dentro, direi, Heracross. Comunque stavo pensando che Livi, diciamo, no? Livi che avevo... No! Cristo di Dio! Io adesso c'ho paura ad attaccare. Cambia di nuovo, manda Lanturn. Comunque, scrivetemi nei commenti in cosa volete che io evolva Ivy. Possibilmente non Vaporeon e Jolteon, grazie. Ma gli altri sono tutti accetti. Dio caro. Mi vuoi male allora? Greninja, ok, allora ti faccio fuori. Muori. Di una morte atroce però. Dai, muori, ok. Bene. Greninja 39, perfetto. Manectric sale al 40, ottimo. E Lanturn sale al 38. Questa qua ci ha fatto prendere punti esperienza a tutti. E si arrabbia, giustamente. Che io lo so di essere forte. Dai, fammi andare. Sì, alla prossima. Ciao anche a te. No, non venire, non venire, non venire. Chi sei? Ah, ma sì, non vi riconosce nessuno. Oh. Sì. Sì. Grazie di avermi rimesso in sesto la squadra. Se arrivavate prima... attenzione, grande. Grande tizio con sciarpa blu. Ok. Au revoir, alla francese. Ok, direi di uscire e di concludere questa interminabile parte, ragazzi. E a Luminopoli ci arriveremo nella prossima. Comunque è a due passi, solo che prima ci sarà un incontro da fare che mi toglierà, più che altro a me e alla registrazione, molto, non molto, ma un po' di tempo. E quindi la concludiamo non qui, bensì... Dai. Era così lungo anche prima? Frase molto ambigua. Ok, no, perfetto. Bene ragazzi, io concludo qua con la vista di questa centrale elettrica in sottofondo. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, commentate, iscrivetevi e noi ci becchiamo in un prossimo video.